Un disco pieno e omogeneo, di massa M con D pari a 1 kg, e raggio R piccolo pari a 50 cm, è libero di ruotare senza attrito in un piano verticale attorno ad un asse orizzontale fisso passante per il centro di massa C maiuscolo. Sul bordo del disco è rigidamente fissata in direzione radiale una sbarretta omogenea di lunghezza L grande pari a 2 volte R piccolo e massa M con S pari a 0,5 kg. Il sistema viene lasciato libero con velocità iniziale nulla dalla posizione indicata in figura. Calcolare la velocità angolare del disco quando il punto P passa sulla verticale per C. Problema, attenzione, abbiamo già visto altri problemi, ne vedete altri. Anche qui, che ho preso, prendo da questo foglio, ma ne ho anche altre dispense, molto giallo. Questo invece è datato, adesso lo cerco. Boh, dove sta? Eccolo qua. 17 luglio del 1998, no? Anno in cui c'era il fenomeno Ronaldo all'Inter, ricordo. Ero uno studente della Sapienza, facoltà di Università di Roma, la Sapienza, facoltà di Ingegneria Energetica, è il Dipartimento degli Studi, Dipartimento di Energetica, che io sono un ingegnere elettrico, erano i nucleari, mi ricordo al tempo, forse era già energetica. Comunque questo è un problema non difficile, francamente. C'è la figura, c'è il timbro della Sapienza, introvabili direi questi. Se qualcuno vuole comprarmi, non li rivendo a nessun prezzo. Scherzando, no? Qualcuno magari li prende sul serio. Detto questo, è il classico problema. Allora, lo ripeto per l'ennesima volta. Quando ci chiedono la velocità angolare, perché ci chiedono la velocità angolare del disco, attenzione, del disco, che quindi avrà un'energia cinetica rotazionale, perché ruota, cioè il sistema, inizialmente, ci dicono che il sistema, a velocità iniziale nulla, viene lasciato libero dalla posizione indicata in figura, che è questa. L'avete vista anche in quella, boh, la lavagna un pochino in condizioni, va pulita, ovviamente, l'avete capito, ma comunque, a parte gli scherzi, un mezzo I totale, un mezzo I omega quadro, energia cinetica rotazionale, e da lì, ovviamente, dove la utilizzo? C'è conservazione di energia meccanica. L'energia meccanica del sistema, ragazzi, si conserva perché? Perché all'inizio, dunque, io francamente, dunque, io direi questo, no? E dunque, all'inizio c'è solamente energia cinetica rotazionale del disco, un mezzo I totale omega al quadrato, e vediamo chi è il momento di inerzia totale, che sarà la somma del momento di inerzia dell'asticella, della sbarretta, più quello del disco. E va bene. E poi c'è l'energia potenziale, mg per h, attenzione, non m. M della sbarretta, G per H. Vediamo vedere chi è H. H di chi? E H è la posizione del centro di massa, però. Posizione del centro di massa relativamente alla sbarretta. Che mi sembra sia chiaro chi sia. Perché è chiaro che ci dice il testo. La sbarretta sta in verticale. Quindi, ci dicono quando il punto P passa sulla verticale per C, no? Adesso, vediamo un attimo di fare i nostri conti. Allora, il centro di massa della sbarretta è questo qua, il punto medio, no? Quindi sarà R, se questo è 2R. Tra l'altro, la massa del disco ce la danno, la massa della sbarretta ce la danno. Se R è 50 cm, io l'ho convertito ovviamente in mezzo metro. Se L è 2R ed R è un mezzo, 2 per 2 mezzi è 1, quindi un L è un metro. E questa è L, eh? Va bene? Questa è L, ragazzi. Vorrei che qualcuno magari. Va bene. Dunque, intanto scriviamoci qua. Il momento di inerzia del disco rispetto al suo centro è un mezzo M del disco R quadro. Vi ricordo che il momento di inerzia della sbarretta rispetto al centro di massa al centro è un dodicesimo I della sbarretta e con S, l'abbiamo visto milioni di volte ormai, un dodicesimo M con S, attenzione, 2R al quadrato o L quadro se volete, stesso, quindi in pratica verrà un 4 dodicesimi, quindi un terzo M con S R al quadrato, no? Un terzo perché sarebbe 4 dodicesimi, no? Ma non perché rispetto all'estremo, perché L è 2R, 2R quadro è 4R quadro, quindi un terzo
con S, non L quadro, R quadro, ragazzi, eh? Va bene? Bene, però non è solo questo, eh? A questo dobbiamo sommare? Sì, perché dunque, in generale, allora, un attimo, facciamo un attimo, ah, è giusto, però scriviamolo qua sotto, fermi tutti. Allora, ci dicono che il centro di massa è questo. Il problema parla di il sistema ruota, questo disco ruota, è libero di ruotare senza attrito, inizialmente attorno ad un asse fisso che passa, è questo qua. Quindi il centro di massa sta qua. Quindi bisogna applicare comunque il teorema di Einstein. Un mezzo m di r quadro è sicuramente questo, perché infatti rispetto al centro del disco, che poi è il centro di massa del sistema. Però i dell'asta, dato 6, i della sbarretta, come detto, è un dodicesimo di m con s 2r quadro, che poi è un terzo di m con s r quadro, più m della sbarretta per chi? Per la distanza che c'è dal centro della sbarretta a qui. Ma chi è? R più r è 2r. Anche lui è 2R. Quindi, siccome questo è un terzo, abbiamo già detto prima, m con s r quadro, e questo è 4m con s r quadro, visto che 4 è 12 terzi, 12 terzi più un terzo è 13 terzi, abbiamo trovato che il dato 6, questo volevo scrivere, il momento di inerzia della sbarretta è 13 terzi di m della sbarretta r al quadrato. Occhio, perché anche in questo caso, per l'ennesima volta, abbiamo applicato il teorema di Einstein, che i libri, i testi comunque danno, non dico che diano per scontato, però non c'è proprio la spiegazione così come ve la faccio io. Fatto questo, che secondo me è una parte di difficoltà del problema, non dovrebbe esserci difficoltà, perché dobbiamo dire ovviamente che in assenza di attriti m con 1 è uguale a m con 2, cioè si conserva l'energia meccanica del sistema, si mantiene costante all'inizio e alla fine, 1 è all'inizio, 2 è alla fine. All'inizio c'è la rotazione del disco, quindi K con 1 è uguale a U con 2, dovremmo scrivere qua, ragazzi. Beh, ovviamente un mezzo i totale. I totale perché è la rotazione di tutto il sistema, non solo del disco, ovviamente. Perché questo punto P, qui ci dicono che è rigidamente fissata una sbarretta, che quindi anche lei ruota, un mezzo totale omega al quadrato. E poi l'incognita è uguale a, attenzione, il testo parla di il punto P passa quindi sulla verticale, quindi vuol dire che, ecco, è una cosa del genere, no? Sta qua. Ma allora m con s g per h del centro di massa. Ma h del centro di massa, ragazzi, chi è secondo voi? Andiamo a guardare. R più R qui, no? Dunque, se calcoliamo la posizione del centro di massa, scopriamo che cosa? Rispetto a P è R più R, quindi direttamente fatemi mettere 2R, no? Dobbiamo scrivere m con d per 2R, più m con s per 2R diviso m con s più m con d, vanno via m con s per m con d, lo calcoliamo, viene 2R. Formula della posizione del centro di massa, quindi questo è 2R. A questo punto il problema è fatto, perché vedete che facciamo i conti, viene un mezzo. Per cosa? Allora, qui viene un mezzo m con d r quadro più 13 terzi m con s r quadro, tutto per omega quadro, è uguale a 2m con s g per r. Dunque, intanto, in questa equazione se ne va r, R ed R. Poi posso dire che mi viene qui faccio un minimo numero che è 6, quindi viene 6 qui, viene 3 m con d più 26, perché 2 per 13 è 26, m con s, tutto per R omega quadro è uguale a 4 m con sg, vedete cosa ho fatto? E quindi questo viene un 24, se moltiplico ulteriormente per 6, ho fatto il minimo di ultimo, vabbè, questo è 1 diventato, no?
6-6-1. Conseguentemente, vedete che effettivamente omega è omega quadro, quindi omega alla radice quadrata di 24 m con s per g diviso 3 m con d più 26 m con s tutto per r. E ve lo confermo assolutamente, se fate questo conto, visto che g non è uguale a 8 metri secondo quadro, m con s lo sappiamo, r lo sappiamo, m con d lo sappiamo, il radiante al secondo vi viene un 3,8 radianti a secondo. Quindi, ripeto ancora una volta, occhio al calcolo del momento di inerzia del sistema, occhio con l'energia potenziale del sistema è mgh del centro di massa, attenzione, e il centro di massa è, ripeto, m del disco per 2r più m con della sbarretta per 2r diviso la somma delle masse. E quindi raccogliendo 2r viene che m con s più m con r diviso m con s più r, se semplificano viene 2r. Occhio che quindi h del centro di massa. Abbiamo risolto facilmente anche questo problema della sapienza molto antico. Ciao a tutti.